Ciao, sono Alberto, il presidente di Liberinante, sono un'associazione che da 13 anni si occupa di fare accoglienza per migranti rifugiati richiedenti asilo attraverso lo sport. La nostra sede è a Pietralata, al campo sportivo 25 Aprile, che era in stato di abbandono e che nel 2010 ci è stato assegnato, e da allora stiamo svolgendo una lenta ma costante operazione di recupero e di rigenerazione urbana al fine di restituirlo al quartiere come luogo di aggregazione e di socialità molto importante. Liberinantes svolge stabilmente alcune attività sportive, in particolare appunto è attiva con una squadra di calcio che gioca nel campionato di terza categoria, una squadra interamente formata da ragazzi rifugiati e richiedenti asilo. Siamo particolarmente contenti di accogliere l'invito delle biblioteche di Roma di partecipare a questa giornata mondiale del rifugiato, una giornata che purtroppo, come abbiamo anche sentito nei giorni scorsi, continua ad avere molto senso, continua a doverci dare spunti di riflessione e con una certa amarezza perché appunto a largo delle coste tunisine hanno perso la vita più di 50 migranti soltanto pochi giorni fa. E quindi questa giornata purtroppo continua ad avere molto senso e tutti quanti dobbiamo collaborare affinché questi temi vengano posti nell'agenda politica dei governi perché vorremmo dire davvero definitivamente basta alle morti in mare. Liberinantes cerca di fare la propria parte. Lo fa attraverso lo sport, lo fa attraverso dei programmi sostenuti dai volontari, lo fa attraverso dei progetti, alcuni anche internazionali, lo fa attraverso delle campagne di advocacy dove pensiamo di sostenere alcune cause che riteniamo importanti. I volontari che parleranno dopo di me spiegheranno in che modo decliniamo questo impegno. Buona giornata mondiale del rifugiato a tutti. Il progetto Badei è un progetto che prevede l'insegnamento della lingua italiana attraverso lo sport. Le lezioni si tengono presso l'Istituto Giorgio Verlasca e a Pietralata, che è il quartiere di riferimento per Liberinantes, perché è il quartiere dove si trova il nostro campo sportivo. Lo sport è il cuore di Liberinantes, per questo motivo all'interno del progetto Badeia abbiamo messo a punto un sistema d'apprendimento che prevedesse lo sport proprio come strumento facilitatore per l'apprendimento. Le lezioni si sono tenute in classe e sul campo sportivo. In particolar modo, una parte della lezione era proprio dedicata all'attività motoria e seguiva la parte più frontale, più tradizionale, di lezione organizzata in classe. Liberinantes Calcio è una squadra nella grande parte composta da richiedenti asilo e rifugiati. Squadra con ragazzi del Mali, Senegal, Congo, Marocco, Nigeria, Italia, Guinea, Gambia, Camerun, Costa d'Avorio, Albania. La nostra squadra partecipa al campionato di terza categoria. Liberinantes Calcio rappresenta tante nazioni, tante culture, nella stessa squadra con lo stesso scopo, vincere le partite. Nel 2021 realizzeremo per la UEFA Foundation un Awareness Festival in occasione dell'apertura degli Europei di calcio a Roma. E al centro ci sarà un torneo giocato secondo le regole del Football 3 che coinvolgerà circa 200 ragazzi fra locali e migranti. E sarà l'occasione per aprire un dibattito sul ruolo dello sport come elemento di empowerment e come veicolo di valori sociali e di buone pratiche inclusive. Giovani in Campo è appunto un progetto promosso da Roma Capitale e realizzato da Fondazione Roma Solidale che si propone di veicolare tramite lo sport, la solidarietà, l'inclusione e di emarginare e di limitare, atti come il bullismo o per esempio la violenza a qualsiasi livello. E durante questa emergenza Covid con Liberinantes abbiamo immaginato e realizzato un progetto di advocacy che abbiamo chiamato Progetto Linfa. Grazie a quest'idea e alla realizzazione di questo progetto siamo riusciti a collegare 230 persone residenti nei centri di accoglienza di Roma e Provincia a una connessione internet stabile.
In questo modo le persone sono riuscite a collegarsi all'esterno, a continuare a seguire programmi formativi e inclusivi e soprattutto a non sentirsi isolati.